Ci siamo raccolti stasera di fronte al presepe per fare una cosa che dovremmo fare anche magari a casa nostra o in chiesa davanti al presepe. Il presepe non lo facciamo solo per mettere un po' di disordine in casa o per mettere un soprammobile in più o per occupare un po' di spazio in chiesa. Il presepe è uno strumento che ci deve aiutare a vivere meglio il Natale. Ecco perché stasera ci siamo voluti fermare qui di fronte al nostro presepe e quello che faremo adesso non è chissà che cosa, ma è semplicemente capire il senso di quello che abbiamo messo nel presepe e che forse si trova anche a casa nostra. Sapete che la tradizione di fare il presepe è molto antica. Ci sono già dei bassorilievi del IV-V secolo nei musei vaticani che raffigurano Maria, Giuseppe, il bambino nella cesta, l'asino, il bue, i magi, i pastori, la stella, la capanna. Ma poi il presepe più famoso è quello che San Francesco nel 1223, 800 anni fa, volle realizzare a Greccio, perché lui l'anno prima era stato a Betlemme e aveva visto i luoghi dove Gesù era nato. Ma aveva anche vissuto la liturgia lì a Betlemme, per questo chiese al Papa di poter riprodurre in Italia quello che lui aveva visto a Greccio. E il Papa per quella volta, per la prima volta, gli concesse che fosse celebrata la messa fuori da una chiesa, perché potessero essere portati i personaggi viventi di questo presepe. E da allora, da quel momento in poi, pian piano il presepe è diventato una tradizione tipica soprattutto della nostra Italia. E in modo particolare qui nel sud Italia fu San Gaetano a diffondere la devozione e la realizzazione del presepe. Ma sapete che cosa significa la parola presepe? No, la parola presepe significa presepium, significa mangiatoia. Il nome della mangiatoia dà il nome a tutto il presepe, perché tutto il presepe, così come lo vediamo, è la vera mangiatoia. Il mondo intero è la vera mangiatoia che Dio ha scelto per farsi uomo, che Dio ha scelto per venire in mezzo a noi. Quindi significa che la mangiatoia è sicuramente quella che vediamo lì nella capanna. Ma ogni luogo poteva essere idoneo, adatto per accogliere Dio. Poi il Signore ha scelto quella grotta di Betlemme, ma tutto il mondo è la sua mangiatoia. Per cui nel presepe tutto quello che vediamo ha un significato. Cominciamo, guardiamo il nostro presepe in questo caso, visto che ce l'abbiamo di fronte e che è così grande e bello. E cominciamo a guardare dall'alto, a guardare le montagne che ci sono quasi sempre nel presepe. Tutti i presepi hanno una parte rocciosa, una parte di montagne, montagne che sono ripide, sono aspre. Noi dalle nostre parti non le abbiamo le montagne, ma quando siamo andati in montagna le guardiamo da lontano e ci stupiamo nel vedere come sono irraggiungibili, come ci sono dei punti che davvero il piede dell'uomo non ha mai toccato. E così anche nel presepe. Il presepe ci dà questa idea, se lo guardiamo lì in alto, come dei dirupi difficili da raggiungere. Tutte le montagne raffigurano la vita, la storia dell'uomo e dell'umanità. Come quelle montagne, la nostra storia è qualcosa di impervio, è qualcosa di difficile da vivere. Noi lo sappiamo che la vita non è una passeggiata, come non è una passeggiata scalare una montagna. E la montagna ha dei tratti più dolci, dei tratti dove si può camminare più agilmente, ma anche dei tratti pericolosi. Ha delle parti che si vedono e delle parti che non si vedono, delle parti increspate, ma anche delle parti pericolose. In montagna bisogna camminare con prudenza, perché basta il piede in un posto sbagliato e si cade. E nella vita non è lo stesso. La vita è un po' come quelle montagne. Le montagne nel presepe rappresentano la vita e rappresentano la storia, dove si vivono giornate belle, bellissime, a volte straordinarie, quando si fanno delle passeggiate nel verde, ma ci sono anche tanti pericoli.
ci sono anche tanti posti difficili da raggiungere, ci sono anche tanti misteri, perché le montagne non le puoi mai scoprire tutte. E così è la nostra vita, è sempre più grande e più increspata. Vedete, le montagne, volutamente, nel nostro presepe, come in tanti presepi, sono sempre nel chiaroscuro, non c'è mai una luce forte, una luce determinata. Perché non c'è la luce forte nelle montagne? Richiamano il buio. Richiamano il buio della lontananza da Gesù. Come vedete, sono proprio ai due estremi. Sopra ci sono le montagne e sotto c'è Gesù. Richiamano la lontananza da Gesù, ma questa lontananza, questa asprezza, questo buio è rotto, è interrotto da alcuni rametti, da alcuni sprazzi di verde, da alcuni alberi, alberelli. Anche nella roccia più dura Dio fa nascere la vita. Anche nel cuore più duro Dio fa nascere qualcosa che può dare la vita, che è capace di nutrire. Vedete, fra le montagne di solito, e anche nel nostro presepe, ci sono a volte delle pecorelle sperdute. Ma anche nelle montagne, in realtà, quando andiamo nelle montagne, noi vediamo le gregge, a volte c'è la pecorella che sale, la pecorella che va là, finché il pastore e il cane da pastore non le richiamano, le pecorelle ognuno se ne va per conto suo. Perché le montagne, la vita quotidiana, comunque ci offre un nutrimento, comunque offre qualcosa. La nostra vita, anche se è difficile, ha sempre qualcosa da darci. Anche nei momenti più duri ha sempre qualcosa da insegnarci. Questo è il primo messaggio che viene dalle montagne. Vedete, il presepe è quasi diviso in tre parti. Sopra ci sono queste montagne aspre e rudi. Al centro c'è la maggior parte della vita, dei personaggi, della vita quotidiana. Sotto, in basso e in primo piano, c'è la scena della venuta del Signore, della Natività. Un'altra caratteristica che sta sempre fra le montagne, nel presepe, è la presenza del castello di Erode. Anche noi abbiamo una specie di castello di Erode in alto a sinistra. Vedete, il castello, non so se ci avete fatto caso, ma nel presepe è sempre messo lontano dalla città. Anche quando andiamo a vedere le città medievali, no, pensate, se siete andati ad Assisi, in alto c'è il castello, no? E il presepe spesso si rifà a questi paesaggi. Però quel castello in alto ha un significato. E il significato è di coloro, i potenti, i superbi, i prepotenti, che si vogliono sentire al di sopra di tutto e di tutti. Ecco perché il castello di Erode, spesso nel castello vengono rappresentati i soldati o anche Erode stesso, perché rappresenta la superbia e la prepotenza degli uomini che si vogliono mettere al di sopra degli altri, che vogliono comandare sugli altri, che prendono le distanze, che diventano freddi, insensibili per comandare sugli altri. È un po' come richiama l'esperienza della Torre di Babele. Vi ricordate quando gli uomini vogliono costruire una torre tanto alta da arrivare in cielo, da superare Dio? Il castello di Erode rappresenta tutte quelle persone che si sentono come Dio o al di sopra di Dio. E al tempo di Gesù questo in un certo senso avveniva. L'imperatore veniva venerato come una divinità, come un Dio, aveva un potere assoluto. Però anche oggi ci sono personaggi che rischiano di avere questa tentazione, quella di sentirsi delle divinità. Pensate ai personaggi famosi, pensate agli influencer, pensate a questi qui che si sentono al posto di Dio, tanto da poter fare tutto e dire tutto. La superbia è sempre quella che si mette al di sopra degli altri. E spesso la superbia, come era di Erode, sapete che Erode nella storia è stato dipinto come uno dei personaggi più malvagi, cattivi. Ecco perché quando diciamo Erode, anche magari se diciamo sei un Erode, non stiamo facendo un complimento sicuramente, stiamo facendo un'offesa. Perché quando uno
si mette al di sopra degli altri, inizia ad avere paura di tutti. Ecco perché il castello è lontano dalla città, non è vicino. Perché chi ha il potere ha paura di perderlo e per questo mantiene le distanze dagli altri. Ha paura degli altri perché gli altri possono essere una minaccia al suo potere. Ma chi ha il potere spesso e si sente come Dio cade anche nella corruzione e nella immoralità. Un potere che non è a servizio degli altri, che non è vicinanza agli altri, ma è distanza, diventa spesso anche una buona motivazione per giustificare l'immoralità e la corruzione. E allora quel castello lì in alto, lontano, con Erode e i soldati, rappresenta questo. Vedete, è all'estremo opposto della scelta che ha fatto Dio. Dio abbassa i superbi, distrugge i superbi, perché sceglie l'umiltà. Ecco perché nel presepe Erode e Gesù sono ai due antipodi. Erode in alto, ma chi sta in alto, dice San Paolo, stia attento a non cadere, e Gesù invece che sceglie il punto più basso, l'umiltà più profonda. Al centro, vi dicevo, c'è la città. La città è il luogo che si trova di mezzo, tra la montagna, lontana da Dio, tra la vita impervia e l'umiltà di Gesù. È dove si svolge la vita quotidiana, la vita sociale, la vita relazionale. È il luogo dove l'umanità si incontra. E nella città, vedete, ci sono personaggi differenti, mestieri differenti, ruoli differenti. Adesso ne vedremo qualcuno. Tutti sono chiamati a scegliere tra il male e il bene, tra l'amore di se stessi, che è la superbia, e l'amore di Dio, che è l'umiltà. La città si trova in mezzo perché è chiamata a scegliere, come noi del resto. Siamo quelli che stanno lì in mezzo al presepe, chiamati a scegliere se salire e allontanarci da Dio, seguire le nostre ambizioni o scendere e avvicinarci a Lui con la umiltà quotidiana. La grotta nel presepe, in genere, almeno nel presepe napoletano, nel presepe tradizionale, si trova sempre in basso, cioè in un punto di umiltà. E in un punto di, anche qui, di oscurità, perché Gesù ha scelto il punto più basso dell'umanità. Per scendere dal cielo ha attraversato la montagna e la città ed è andato nella parte più bassa. Ma ci dice anche che noi, se vogliamo incontrare e riconoscere Gesù, anche noi dobbiamo fare lo stesso percorso. Dobbiamo attraversare la nostra limitatezza, i nostri peccati, il nostro buio, dobbiamo attraversare la nostra vita quotidiana e dobbiamo arrivare nel punto più basso, nel profondo della nostra anima e del nostro cuore. Gesù va nel profondo della vita e della storia. Se vogliamo trovare Gesù, dobbiamo andare in profondità. Ora vediamo i personaggi del presepe. Chi sono i personaggi del presepe? Cominciamo di nuovo da lì, dall'alto, dove si trovano le pecore e i pastori. Le pecore, vedete, sono sperdute lì, ma sono sperdute anche in tutto il presepe. Che cosa rappresentano le pecore? Le pecore rappresentano il popolo disperso, l'umanità dispersa, no? Vi ricordate nel Vangelo, quando Gesù dice che vedeva le persone a compassione di loro perché erano come pecore senza pastore. Le pecore rappresentano la dispersione, la confusione. Non a caso si dice la pecora smarrita, l'umanità smarrita. Senza Gesù non c'è un punto di riferimento. Le pecore non sanno dove andare perché Lui è il vero pastore. E Gesù che cosa è venuto a fare? È venuto a radunare le pecore in un unico gregge. È venuto a raccogliere l'umanità in un'unica società che è la Chiesa. È venuto a fondare la Chiesa. Senza Gesù e prima di Gesù, gli uomini sono come quelle pecore, dispersi, soli, senza una direzione,
e in preda alla povertà e alla paura. Una pecora che si disperde è una pecora che ha perso la strada, ha perso il gregge, ha perso il rapporto con la società, ha perso tutto. È una pecora che rischia molto, perché una pecora da sola rischia molto di più di essere attaccata da un lupo o da un altro animale rispetto a una pecora che sta in gregge, che sta con le altre. E poi è una pecora che soffre la solitudine. Gesù viene a liberarci dalla paura, dalla solitudine e dall'isolamento, mettendoci in relazione con gli altri. Non a caso attorno alla grotta ci sono sempre un gruppo di pecore radunate, perché Gesù è il principio dell'unità. Senza Gesù non c'è unità. E quindi il vero pastore è lui che riconduce tutti a sé. Poi vedete, anche nel nostro presepe c'è, ma lo trovate sempre nei presepi napoletani, fateci caso, e c'è anche nel nostro, che è un presepe molfettese, la carovana. Ci sono sempre delle persone che quasi come in una processione, ordinatamente vanno verso la grotta. Vedete, sembrano quasi davvero che stiano facendo una processione. Non è a caso, ci sono sempre nei presepi. La carovana rappresenta l'umanità in cammino. Nella carovana ci sono persone diverse, l'una diversa dall'altra, con mestieri diversi, etnie diverse, età diverse. Ma tutti sono chiamati a mettersi in cammino, non in maniera disordinata, scomposta, ma in maniera ordinata, con un procedere e una vera e propria processione silenziosa. Che cosa fa la processione? Fa sì che io, grazie a quello che sta davanti a me, so e imparo la strada. Il primo guida. Gli altri seguono uno dietro l'altro. Oggi utilizziamo i navigatori dei cellulari se vogliamo arrivare a destinazione e ciascuno arriva da solo. Ma un tempo, quando bisognava viaggiare, bisognava aggregarsi a una carovana, perché né c'erano i segnali stradali, né c'era Google Maps, né c'erano i vigili all'angolo a dirti dove andare. E come fare allora ad andare? Ci si aggregava a una carovana. La carovana era guidata da qualcuno che sapeva già la strada e tutti gli altri andavano dietro. E io seguivo quello che stava davanti a me e quello davanti a me l'altro e quello davanti. E così eravamo sicuri di arrivare a destinazione. Ma se arrivava solo insieme, da solo, non avrei mai saputo la strada. Il presepe ci dice questo, la necessità della carovana, della processione, dell'essere corpo, dell'essere popolo per arrivare a Gesù. A Gesù si arriva, ma si arriva insieme, seguendo gli altri, seguendo la Chiesa, seguendo chi prima di noi ha creduto in Lui. E quindi ci dice anche che questa carovana è ordinata. Non è nella confusione che si arriva a Gesù, ma nell'ordine sociale. Una società ordinata arriva a Gesù. Terza ed ultima cosa che ci dice la carovana, e quando noi guardiamo il presepe ci dobbiamo pensare, la carovana non ci esprime un senso di frenesia, ma un senso di pellegrinaggio. Il pellegrino non ha fretta di arrivare, ma ha voglia di camminare. Noi oggi non abbiamo difficoltà a riprodurre nella nostra vita questa carovana perché abbiamo fretta. La fretta non ci permette di guardare, di soffermarci, di notare i dettagli. Vedete, anche di fronte al presepe a volte noi abbiamo fretta, di fronte a ogni cosa abbiamo fretta. Magari lo facciamo, ma nemmeno lo guardiamo. Giusto che sta in casa, giusto che sta in chiesa. La carovana ci dice il ritmo lento della vita umana e naturale. La vita non è fatta per essere rincorsa, ma è fatta per essere vissuta. Un altro elemento che caratterizza il presepe, in tutti i presepi c'è, è il ponte o la scala. Il ponte e la scala ci dice un collegamento, un andare, un collegamento, un passare. Da che cosa? Dalla vita pagana alla vita cristiana. Nel nostro presepe c'è la scala. Ci
C'è un passare dalla vita pagana alla vita cristiana, lo troverete quasi sempre, un ponte o una scala, un passaggio dal buio alla luce, dalla solitudine alla comunità. Il ponte e la scala dicono un passaggio esistenziale. La venuta di Gesù è questo, un passare. Non dimentichiamoci che Gesù viene per vivere la Pasqua, per vivere il passaggio, il nostro passaggio come il passaggio del popolo di Israele dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà. Ancora, nel nostro presepe, come in tutti i presepi, trovate sempre una sorgente di acqua, una fonte di acqua che può essere o una sorgente o un fiume. Il nostro presepe, siccome è speciale, ha una sorgente che è anche un piccolo fiume, quindi ha tutto. La sorgente che cosa ci dice? L'acqua sorgiva, anche quando la vediamo, non so se è sempre un mistero, perché non sappiamo da dove venga. Noi la vediamo sorgere, ma quell'acqua sorge da chissà quanti chilometri che ha attraversato nella roccia e sotto la roccia. Per cui ci dice ciò che viene dal profondo. E dal profondo del nostro cuore può venire il bene o può venire anche il male. L'acqua sorgiva ci dice il mistero di quello che sgorga, di quello che è nascosto nel cuore dell'uomo, come l'acqua è nascosta nel cuore della terra, nel cuore della roccia. Però l'acqua ci dice anche la vita che sgorga, la vita che sgorga come un mistero. La vita noi non sappiamo da dove viene e non sappiamo dove va, come l'acqua che esce dalla terra e ritorna nella terra. Ma sappiamo che è preziosa come l'acqua, che è necessaria. Dove vediamo acqua, vediamo vita. Questa è la sorgente. Ma spesso c'è anche il fiumiciattolo che scorre. E il fiumiciattolo che scorre ci dice il tempo che scorre. Lo scorrere delle giornate, della vita, che passa continuamente e che non si può frenare. Come l'acqua scorre per principio di gravità, così i nostri giorni passano. Che noi lo vogliamo o che noi non lo vogliamo. Per cui, ecco, l'acqua ci richiama il mistero della vita e della morte, ci richiama anche il mistero della nascita. Spesso, a volte, vicino al presepe, troviamo la donna con la brocca che va a prendere l'acqua nei nostri presepi. Quella donna con la brocca ci richiama la fecondità della vita, perché la brocca richiama il grembo materno nel quale viene custodita, nel liquido del grembo materno per 9 mesi viene custodita la vita. Quindi la donna con la brocca che va a prendere l'acqua nel presepe non è semplicemente la donna che ha bisogno dell'acqua per la casa, sì, ma rappresenta anche la fecondità della maternità che dall'acqua prende la vita, per dirci che la vita che sta nel grembo della madre non viene da lei, è un dono. Come la donna va a prendere l'acqua con la brocca dalla sorgente, così la donna riceve la vita per dono di Dio, non per sua volontà. Ecco, l'acqua richiama anche un altro elemento, quello della rinascita. Come richiama la nascita della vita umana, richiama anche la rinascita nel battesimo. Cristo è venuto per donarci la vita eterna e noi questa vita la riceviamo nel battesimo, nell'acqua del battesimo. Veniamo alla nostra città e la città è un luogo ambiguo perché è il luogo degli affari. È il luogo dove si mangia, è il luogo dove si lavora, è il luogo dove si compra e si vende. E spesso, vedete, è il luogo dove gli affari generano il disinteresse e l'indifferenza verso Gesù. Le tante scene che noi troviamo nelle città dei presepi spesso rappresentano l'indifferenza. Gesù è lì che sta per nascere e c'è un mondo nella città che non sa niente, che non se ne accorge, che non lo sa neppure che Gesù sta nascendo. Però questa indifferenza può diventare attenzione, i lontani che possono diventare vicini. Nella città spesso noi troviamo la locanda, dove ci sono gli uomini seduti in questa tavola imbandita a mangiare, no? A
più che a mangiare, proprio ad abbuffarsi. Che cosa rappresenta la locanda? La locanda rappresenta il rifiuto di Gesù. Vi ricordate che Maria e Giuseppe furono rifiutati più volte quando andarono a cercare un albergo, un posto dove fermarsi. Nel presepe questa scena di Maria e Giuseppe rifiutati è raffigurata proprio da quelle tavole imbandite che voi vedete piene di carne, piene di vino, piene di pane. Perché? Perché chi ha lo stomaco pieno rifiuta Gesù. Chi è sazio di se stesso non cerca nulla, pensa di non aver bisogno di nulla. Rifiuta Gesù chi si sente sazio, chi pensa di avere tutto. E vedete come nel presepe anche oggi la società dell'opulenza, dove si ha tutto, proprio oggi il Papa richiamava questa frenesia da regali, no? Papa Francesco, proprio oggi la richiamava, e a volte capita questo, che i nostri Natali sono pieni di tutto, ma poi manca Gesù. Manca la messa di Natale, manca la preghiera, manca la devozione. Quindi quella tavola imbandita richiama proprio questo, questo rifiuto. E che cos'è il rifiuto di Dio? È il peccato. Questo è il peccato, rifiutare Dio, dire no a Dio. Quindi quella tavola imbandita richiama anche questo. E poi richiama un'altra cosa, l'illusione di salvarsi da soli. Mangiare a che cosa serve? Serve a sopravvivere. Però l'uomo del presepe, l'uomo che rifiuta Dio e anche l'uomo di oggi, si può illudere che mangiando si dà la vita da se stesso. Mangiando allontana la morte. E questo è un inganno, perché l'unico che è venuto per vincere la morte è Gesù, dandoci la vita eterna. Non è mangiando che noi sopravviviamo. Certo, dobbiamo mangiare, ma non è che da stasera non mangiate, non penso, però, o che a Natale mangerete verdura, non penso questo. Però attenzione, il rischio anche oggi, in cui si mangia non solo a Natale, prima bisognava aspettare Natale per mangiare, oggi si mangia tutti i giorni. Il mangiare ci può indurre nella tentazione di pensare di poter vivere semplicemente di cibo. Gesù invece ci viene a dire che quel cibo non ci sazia veramente, non ci dà la vita vera, perché il vero cibo è Lui. Ecco perché nascerà in una mangiatoia. C'è proprio il contrasto tra la tavola imbandita e la mangiatoia di Gesù. Il vero cibo di Natale è Gesù che si è fatto carne per noi, non la carne che sta sulla tavola, ma la carne che sta nella grotta di Betlemme. E poi c'è il mercato. Il mercato, anche nel nostro presepe c'è il mercato, vedete c'è il venditore che vende tante cose, i pesci, la carne. Il mercato ci dice le cose che facciamo tutti i giorni, le faccende mondane, gli affari. Vi ricordate quando Gesù chiama un giovane nel Vangelo e quello dice fammi andare prima a risolvere i miei affari e poi ti seguirò. E Gesù dice no, non c'è posto dietro di me per chi segue i suoi affari. Quante cose nella vita vengono prima di Gesù. Allora l'uomo che sta lì al mercato a vendere le cose ci pone la domanda, ci sono delle cose che tu metti prima di Gesù? Ma io adesso devo vendere, devo fare i miei affari. Certo, è importante il lavoro nella vita, ma nulla ha il primo posto rispetto al Signore. Questo ci dice il mondo degli affari. E poi ci dice anche il contrasto tra la vita materiale e la vita spirituale. Tra quanto noi ci impegniamo per comprare e vendere nella vita materiale, per comprare e vendere si intende lavorare, guadagnare, sopravvivere, e invece alla vita spirituale quanto dedichiamo, quanto amore, quanta passione, quanto sacrificio dedichiamo per la vita spirituale. Sono arrivata all'ultimo foglio, quindi non vi preoccupate. Ancora, vedete che nella città, e c'è anche nel nostro presepe, c'è sempre un monumento diroccato, no? Un palazzo diroccato, un tempio diroccato, il tempio distrutto. Vedete, da noi ci sono le colonne distrutte. Quelle colonne distrutte che trovate sempre nel presepe
sono il segno del paganesimo che finisce con la venuta di Gesù. Gesù è venuto a distruggere il paganesimo, l'idolatria, per farci conoscere la verità, la vera fede, che è quella nella Trinità. E quindi ci dice la novità del Vangelo. Vedete, anche nel nostro presepe abbiamo messo davanti alla porta di questo tempio diroccato un giovane che quasi sta chiamando, sta invocando, sta gridando. Che cosa? La novità del Vangelo rispetto alla vecchiezza del paganesimo. Il paganesimo c'è sempre, anche oggi c'è paganesimo, eh? Dove c'è l'idolatria c'è paganesimo. Il Vangelo è sempre novità. Quel giovane lì che chiama, che invita a seguire Gesù, ci dice che non finisce mai il compito nostro di cristiani di annunciare la venuta di Gesù, di gridare di fronte alle rovine della società. E la nostra società è un po' come quelle rovine, perché le guerre, le violenze non fanno altro che distruggere la società. Sono un segno di decadenza. Non penso che la nostra, possiamo dire che la nostra società è una società evoluta. Forse possiamo dire che è una società decadente, se c'è solo violenza, morte, crisi economiche, sanitarie, insomma. Che cosa ci riporta l'annuncio del Vangelo? Ci riporta alla verità, ci riporta alla gioia. E ora cominciamo ad avvicinarci all'ultima parte, quella dove si trova la grotta di Betlemme. Lo facciamo guardando lì a destra. Vedete, un po' isolato, tra le fronde, c'è un uomo con una lampada. Quello è il cercatore, è uno dei personaggi più amati nel nostro presepe. È un uomo con una lampada accesa, è il cercatore. Quell'uomo ci dice che si sta allontanando dalla città, vedete, per andare a cercare la grotta di Betlemme. Ci dice l'atteggiamento che dovrebbe avere il nostro cuore nel tempo di Avvento: allontanarsi dalle cose di ogni giorno per andare verso Gesù. La lampada accesa è il desiderio della ricerca di Cristo. È una lampada, prima o poi si spegnerà, ma quella lampada lo aiuterà a cercare la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Quell'uomo cerca Cristo nel buio della quotidianità, e quella lampada rappresenta anche la ragione umana. Vedete, si trova sempre un po' in disparte, esce dalla selva, nel buio della nostra umanità, la ragione diventa come una lampada che ci aiuta ad arrivare a Gesù. La ragione non è un ostacolo, non si contrappone alla fede, ma è uno strumento, e quel personaggio ci dice proprio questo, che con la ragione anche gli uomini di scienza, di cultura, di arte, di intelletto, di storia possono mettersi in cammino verso Gesù con l'aiuto della ragione. Quell'uomo ci dice la sete di verità che c'è nel cuore di ogni uomo. Io penso che tutti abbiamo delle curiosità, non solo le piccole curiosità di ogni giorno, ma magari le curiosità sull'origine del mondo, le curiosità su come è nata la vita sulla Terra. A volte, no, queste curiosità vengono soddisfatte dai giornali, dai documentari, dai libri di storia, di scienza. Eppure non riusciamo mai a soddisfare questa curiosità. Questa curiosità ci deve portare alla verità, che è Gesù. Ancora, un personaggio sempre presente nei presepi è lo zampognaro, che nel nostro presepe è proprio al centro, sopra la grotta di Betlemme. Lo zampognaro esistevano veramente, anche ai tempi di Gesù, gli zampognari, è uno dei mestieri più antichi. Suonare la zampogna lo facevano per il dio Pan, era un culto del dio Pan, un dio pagano, il dio della pastorizia. Ecco perché gli zampognari sono sempre legati ai pastori, al mondo pastorale. E suonavano le zampogne nel solstizio d'inverno, cioè in questo periodo praticamente, nel periodo di Natale, perché con la zampogna, il suono della zampogna doveva richiamare la rinascita della luce. Sapete che da questi giorni, dal giorno di Natale in poi, le giornate cominciano ad allungarsi pian piano nuovamente. Quindi il suono della zampogna doveva risvegliare la luce, perché se si risvegliava la luce si poteva risvegliare anche il lavoro pastorale e agricolo. Ecco qual è il senso dello zampognaro. Lo zampognaro da subito
è diventato un simbolo cristiano nel presepe cristiano. Perché? Perché richiama la musica che attira verso Gesù, l'annuncio che attira verso Gesù. Lo zampognaro serve a richiamare i pastori perché arrivino tutti da Gesù. Deve essere nella grotta il bue e l'asinello. Sempre ci sono il bue e l'asinello. Il bue e l'asinello ci dicono tre cose. Non sono un'invenzione di San Francesco, il bue e l'asinello, perché se andate nei musei vaticani trovate proprio dei bassorilievi del IV-V secolo dove già ci sono il bue e l'asinello. Il bue e l'asinello rappresentano tre cose. Primo, il bue il bene e l'asinello il male. Il bene e il male sono ai piedi di Gesù, cioè tutto è ai piedi di Gesù. Nulla sfugge al suo potere, tutto si sottomette a lui. Seconda cosa, il bue e l'asinello richiamano la profezia di Isaia, al capitolo 1, versetti 2 e 3, Isaia dice: «Il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non mi comprende». Questa profezia del profeta Isaia che cosa dice? Che anche il bue e l'asino, che non hanno capacità di intendere e volere, hanno riconosciuto Gesù, mentre l'uomo ostinato continua a non volerlo seguire. E richiamando il fatto che il bue riconosce il suo padrone e l'asino riconosce il padrone. E perché l'uomo non riconosce il suo Signore, che è Dio? Questo dice il profeta Isaia. Quindi il bue e l'asino rappresentano tutti coloro che riconoscono che Dio è il Signore. E la terza cosa che ci dicono l'asino e il bue è che per riconoscere Gesù non c'è bisogno né di intelligenza, né di sapienza, né di titoli di studio, perché l'asino e il bue sono, scusate il termine, ma gli animali un po' più stupidi, diciamo, nel senso che non hanno grandi capacità. Non sono animali furbi, l'asino e il bue, sono animali proprio semplici. Per conoscere Gesù non c'è bisogno di furbizia, di intelligenza, di titoli, tutti possono riconoscere e adorare Gesù. Ma poi sappiamo tutti, l'abbiamo detto anche ai nostri bambini, che l'asino e il bue stanno lì per riscaldare, no, col loro fiato Gesù, lo diciamo anche nel Tu scendi dalle stelle. Ed è vero, anche a questo servivano il loro fiato, la loro presenza. Voi sapete che prima gli animali nelle case più povere dormivano in casa, ma dormivano in casa anche perché stando tutti nella stessa casa, quella stanzetta si riscaldava, perché grossi e robusti come erano gli animali, riscaldavano l'aria e permettevano di scaldarsi. Quindi anche lì a Betlemme sicuramente riscaldarono l'aria della grotta. Ancora vicino alla grotta ci sono i tre magi. Chi sono i magi? Baldassarre è sempre il più vecchio. Poi Gasparre invece è sempre il più giovane, così quando andate a casa li riconoscete, e se no poi non sapete, ce li avete a casa, le magi, non sapete chi sono. Allora, il più vecchio è Baldassarre, il più giovane è Gasparre, e quello scuro di carnagione è Melchiorre. Almeno su questo non avete dubbi, così, così quando vengono i vostri nipotini a casa, i vostri amici e parenti, glieli potete presentare. Che cosa rappresentano i re magi? Rappresentano anzitutto le tre fasi della vita: giovinezza, maturità e vecchiaia. Tutte le fasi della vita vanno a Gesù. In ogni momento della vita bisogna adorare e inginocchiarsi davanti a Gesù. Però rappresentano anche tutti i momenti della giornata, mattino, pomeriggio e sera. Tutti i momenti della giornata bisogna adorare Gesù. E poi rappresentano tutti i popoli dell'universo, quindi tutti i tempi e tutti i popoli che vanno da Gesù. Sapete che i magi portano dei doni che rappresentano l'oro, l'incenso e la mirra, rappresentano poi la divinità di Gesù, l'oro, la divinità, l'incenso, l'oro, la sua regalità, e la mirra, la sua morte e resurrezione in croce. E infine ci sono gli angeli.
C'è il nostro presepe ha un angelo grande che dice Gloria in Excelsis Deo e tanti altri angeli vicino alla grotta. Gli angeli sono sempre tanti, perché gli angeli richiamano anzitutto l'Antico Testamento. Vi ricordate? L'arca dell'alleanza nell'Antico Testamento era accompagnata dai cherubini, era sovrastata dai cherubini. Ed era la presenza, i cherubini sull'arca dicevano qui c'è Dio. Quindi la presenza degli angeli anzitutto ci dicono che la vera arca dell'alleanza è Gesù. E ci dicono qui c'è Dio, dove ci sono gli angeli c'è Dio. Secondo, gli angeli sono il segno della adorazione. Sono sempre in fase di adorazione. E vedete, gli angeli adorano come? Dicendo gloria, cantando, suonando, svolazzando, annunciando. Tutto dà gloria a Dio. E poi gli angeli sono il segno del cielo che si riversa sulla terra. Da quando Gesù si è fatto carne, Dio si è fatto uomo, il cielo si è riversato sulla terra. La terra si è riempita e si è colorata di cielo. È il messaggio più bello quello degli angeli. Ecco perché nel presepe almeno un angelo deve stare, però in genere se vedete nei presepi napoletani ci sono tantissimi angeli, perché la gloria stessa di Dio, la potenza di Dio, che scende sulla terra. E poi Maria, Giuseppe e la mangiatoia. E quello è il cuore del presepe, e quello è il cuore della storia, e quello è il cuore della vita. Un uomo e una donna, la nuova creazione, Dio che ricrea nell'armonia l'universo, Giuseppe nel suo silenzio e nella sua umiltà, Maria nella sua fecondità virginale, e poi la mangiatoia. Gesù viene deposto in una mangiatoia, sia perché era il luogo dove mangiavano gli animali, ecco perché c'è la paglia, il fieno, perché era il nutrimento degli animali, sia perché lui è venuto per sacrificarsi, sacrificare la sua carne per noi. La mangiatoia dice l'offerta sacrificale, richiama già l'altare. Ecco perché San Francesco, quando volle fare il primo presepe vivente, poteva farlo e basta. No, volle il primo presepe vivente durante la messa di Natale, cioè la celebrazione della messa, perché la vera mangiatoia è l'altare. È lì che Gesù, come offerta sacrificale, viene per noi. Per questo San Francesco non volle solo il presepe vivente, ma volle la messa celebrata, perché sapeva che Gesù viene veramente solo nell'Eucarestia. Quella mangiatoia oggi è ancora vuota, aspetta di essere riempita nella notte di Natale, non soltanto con una statua, ma con la celebrazione che vivremo qui nella nostra parrocchia, in tutte le chiese del mondo. Allora, termino questa meditazione che abbiamo fatto insieme dicendovi questo. Quando avete un po' di tempo, soffermatevi a guardare il presepe e guardando le montagne pensate alla vostra vita, ai momenti luminosi e ai momenti bui, ai momenti difficili e pericolosi, ma anche ai momenti belli e sereni. Pensate alla strada, al pellegrinaggio che il Signore ci chiama a fare ogni giorno verso di Lui. Pensate alla superbia, all'invidia, alla cattiveria dei potenti, dalla quale bisogna stare lontani, mai bisogna farsi affascinare dalla potenza e dalla ricchezza di coloro che sono in cima, in vetta alla montagna. È vero, ci fanno invidia, ma noi dobbiamo voltargli le spalle. Se vogliamo andare verso Gesù, dobbiamo voltare le spalle alla superbia. Andando verso Gesù, dovremo passare per la città, per coloro che rifiutano il Signore e si riempiono solo lo stomaco dei beni di questo mondo. Per coloro che sono affaticati tra tanti lavori e tante cose, non facciamoci rapire dalla frenesia, ma anche noi mettiamoci in cammino, attirati dalla musica del pastore, attirati dalla musica dello zampognaro, abbandoniamo l'antico paganesimo, abbandoniamo la distruzione di questo mondo e con la luce della nostra ragione piano piano avviciniamoci a Betlemme, avviciniamoci alla grotta. Anche noi ci stupiremo come il pastore della meraviglia. Anche noi vivremo in ogni momento della nostra giornata e della nostra vita come i magi l'amore per Gesù. E in questo percorso
non dimentichiamoci che ci accompagna sempre Maria, che nel nostro presepe è lì, in una grotta, la Madonna di Loreto. È lei che abbandona quasi la grotta di Betlemme per venirci ad accompagnare, a prendere da lontano e portarci dal suo figlio Gesù. E quando arriveremo nella grotta di Betlemme, anche noi ci sentiremo umili, semplici, quasi ingenui come l'asino e il bue, come la pecora che riscalda i piedi di Cristo. E lì, piccoli, umili, semplici, sperimenteremo l'ebbrezza anche noi di adorare il Signore, di divenire quasi angeli caduti in terra, pronti a non sentire più il peso di questa carne, redenta dalla sua carne, ma a sentire la bellezza dello Spirito, dell'amore che Gesù è venuto a trasmetterci. Concludiamo questo momento di meditazione e di preghiera mettendoci in piedi e rivolgendo proprio la nostra preghiera a Maria, che si è fatta casa di Gesù. E diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Dio, il tuo Figlio divino si umiliò per amarci e servirci. Noi non potremmo mai ripagare nella misura adeguata ciò che Egli ha fatto per noi. Ti chiediamo di concederci la gioia di servirti umilmente e di essere seguaci e imitatori del suo amore. Egli vive e regna nell'unità dello Spirito Santo con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor, tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar, luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. Grazie e buona serata.